Quando si parla di violenza contro le donne, pensiamo subito ad un occhio nero, ad un ceffone sul viso, ad una violenta scenata di gelosia. Ma la violenza contro le donne non è solo questo. Esiste un'altra faccia della violenza contro le donne, più silente e più subdola, ma non per questo meno dolorosa e distruttiva. È una violenza che non ti lascia i segni sul corpo, ma graffia la tua anima e si sedimenta in essa, segnandoti per tutta la vita. Violenza contro le donne è anche il tradimento di chi dice di amarti, ti offende con le parole, di chi riesce a manipolare la tua mente fino a spingerti a prostituirti. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di dimostrare nulla se non la loro intelligenza. Noi abbiamo scelto di raccontare una storia, la storia di una giovane donna napoletana. Forse un po' stravagante, un po' eccentrica, questo non lo sappiamo. Lei comunque ha subito una violenza psicologica, che ha intaccato la sua dignità di donna e di persona, fino a spingerla al gesto estremo del suicidio. È significativa la location scelta per girare il nostro cortometraggio. Il fondale è un muro diroccato della Terra Vecchia. Perché un muro diroccato? Perché la violenza psicologica inaridisce e rende diroccato il tuo animo. Mi chiamo Maria Teresa e credo nella vita. Mi chiamo Francesca e credo nell'amore. Mi chiamo Giulia e credo nell'amicizia. Mi chiamo Francesca e credo nel web. Mi chiamo Tiziana Cantone e non credo più in nulla. La mia vita, la vita di ognuno, nessuna vita è facile da spiegare. Ero una giovane donna napoletana, magra ma non troppo, dallo sguardo intenso. Ero bella, molto bella, ero di buona famiglia, diploma al liceo classico, studi mai terminati in giurisprudenza. Credevo nella vita, nell'amore, nell'amicizia, ma a soli 29 anni i miei sogni si sono infranti. Non avrei mai immaginato di diventare vittima di una cosa cominciata per gioco, vittima della mia superficialità ed ingenuità. Non avrei mai pensato di diventare vittima della cattiveria della gente e della mostruosità del web. Nell'aprile 2015 Tiziana commette un grave errore. Si lascia riprendere in un video hard, video che viene mandato prima all'ex fidanzato, al quale Tiziana vuole fargliela pagare, e poi ad un gruppo di amici. Qualcuno di essi lo pubblica sul web e subito il video diventa virale. Parodie, provocazioni, post, insulti e battutacce di ogni genere, con la solita frase pronunziata ingenuamente da Tiziana. Stai facendo un video? Bravo! Comincia l'inferno. Come descrivere la vergogna, la disperazione, le lacrime? Non riesco più ad uscire di casa. Vengo ingiuriata e apostrofata con parole terribili. Non posso neanche più lavorare nel negozio dei miei zii e nel bar. Decido prima di cambiare identità e residenza. Mi trasferisco in Toscana. Poi adisco le vie legali e mi rivolgo al tribunale per denunciare le persone che hanno diffuso i video sui social. Quindi rivendico il diritto all'oblio. Ma è tutto inutile. Il tribunale, pur dandole parzialmente ragione e ordinando la rimozione dei video, le nega il diritto all'oblio, anzi la condanna ad un parziale risarcimento delle spese. Mi accorgo di essere sola, sola a combattere contro la cattiveria di chi neanche ti conosce, non sa come sei dentro e si erge a giudice della tua vita, ma chi forse compie azioni peggiori e quotidianamente indossa la maschera del falso perbenismo. L'importante è apparire. Sono sola a combattere contro quel mondo incontrollabile del web. Un mondo difficile da fermare. Impressionante scoprire quanta violenza verbale, quanta aggressività repressa circola in giro. Troppo semplice nascondersi dietro un profilo falso, un video, l'anonimato di un post, per dare sfogo all'istinto congenito di lapidazione che già ci ha assopito in alcuni di noi. La giovane cade in una profonda depressione e, non avendo più la forza di sopportare la vergogna e i pregiudizi della gente e non potendo cancellare il suo errore passato, rinuncia alla propria vita e ai suoi progetti futuri. Sceglie la via più semplice. È solo un attimo il passaggio dalla vita alla morte, non sai perché avviene. Il suicidio è un atto che viene da lontano. Perché sono stata così superficiale e così ingenua?
Perché non ho saputo combattere fino in fondo? Avrei dovuto essere più forte e comunque vivere la mia vita senza cadere vittima di questo gioco di cattiverie. Ma quante altre donne come Tiziana Cantone sono cadute vittime del web? Mi chiamavo Tiziana Cantone. Ero una figlia, un'amica, una fidanzata, una donna. Credevo nella vita, nell'amore, nell'amicizia, nei social network. E ora non credo più in nulla. Anche questa è violenza sulle donne. La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. Essa non conosce confini, né geografia, cultura o ricchezza. Fintanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace.